Il trattamento post-infarto consiste in una serie di strategie farmacologiche e non farmacologiche che riducono nei pazienti con infarto miocardico acuto il rischio di recidive ischemiche e riducono il rischio di mortalità. Sappiamo che nella cura dell'infarto negli ultimi decenni sono stati fatti dei passi da gigante. La rivascolarizzazione coronarica eseguita in tempi congrui, nonché tutte le altre assistenze intraospedaliere, hanno consentito di ridurre drammaticamente la mortalità all'interno dell'ospedale per infarto miocardico. I nostri registri nazionali ci dicono che negli ultimi 20 anni la mortalità si è ridotta di circa un quarto rispetto agli inizi degli anni 90, nel nostro paese, in Italia. E questo è vero sia per gli infarti un po' più severi, un po' più complessi, che noi chiamiamo STEMI, cioè con un soprasivellamento del tratto ST all'elettrocardiogramma, che si esegue quando il paziente ha dolore toracico e si reca al pronto soccorso, ma è anche vero questo beneficio in termini di mortalità per gli infarti un po' meno severi, che si chiamano non STEMI, quindi che non hanno quel soprasivellamento del tratto ST all'elettrocardiogramma basale. Bene, la cura post-infarto inizia già dal momento della dimissione ospedaliera. Da quel momento si devono prescrivere tutte quelle terapie farmacologiche e non farmacologiche che consentono appunto di ridurre il rischio. Nelle terapie non farmacologiche rientra ovviamente lo stile di vita, rientra un'alimentazione corretta che va individualizzata sul singolo paziente. Nelle terapie farmacologiche rientrano tutti quei farmaci che servono sostanzialmente a ridurre quello che noi chiamiamo il rimodellamento cardiaco. L'infarto consiste sostanzialmente in una cicatrice che si crea sul tessuto cardiaco. Bene, questa cicatrice può piano piano allargare il nostro cuore e ovviamente se il cuore si allarga o si rimodella o varia la sua conformazione, si riduce la potenza con cui il cuore eietta il sangue nei tessuti sistemici, quelle che noi chiamiamo appunto la frazione di eiezione. E questo crea una sindrome che si chiama sindrome di scompenso cardiaco post-infartuale. Bene, affinché questo non accada o accada in misura minore, ci sono tutta una serie di farmaci che sono stati studiati nel corso dei decenni e che ormai sono chiamati farmaci salvavita, che riducono le recidive appunto di infarto, le recidive di scompenso cardiaco e le recidive aritmiche che inducono il paziente a nuovi ricoveri. A questo si aggiungono altre due categorie di farmaci sostanzialmente, che sono i farmaci che riducono il colesterolo, le cosiddette statine o le strategie ipoalbumizzanti, perché oggi fortunatamente siamo estremamente ricchi di farmaci che riducono il colesterolo LDL, che è il cosiddetto colesterolo cattivo, che deve essere sostanzialmente ormai abbattuto. Ci sono dei valori soglia che sono molto ben identificati e nel paziente in prevenzione secondaria, quindi dopo un infarto, l'LDL colesterolo deve essere inferiore a 55 mg decilitro e se un paziente ha più di una recidiva infartuale sotto i 40 mg decilitro. E in questo, dicevo, non ci sono solo le statine, ma c'è anche l'ezetimibe, ci sono nuovi farmaci come gli inibitori del PCSK9 che riducono drasticamente il colesterolo LDL quando indicato, e ci sono nuovi farmaci come l'inclisiran e l'acido bempedoico che sono di prossima immissione sul mercato. E l'ultima categoria di farmaci sono i farmaci antiaggreganti. Ovviamente l'aspirina è il caposaldo della prevenzione secondaria nei pazienti con infarto e poi un P2Y12 inibitore che costituisce la cosiddetta doppia terapia antiaggregante. Il trattamento dura potenzialmente a vita, ci sono dei farmaci che il paziente nel post-infarto dovrà prendere per tutta la vita.
e ci sono dei farmaci che vanno valutati se interrompere o meno, a seconda di alcuni target raggiunti. Di certo quello che si deve cercare di interrompere, secondo quelli che sono i dettami delle linee guida internazionali, è nella maggioranza dei pazienti la durata della doppia terapia antiaggregante. Quindi appunto l'associazione di acido acetilsalicilico con un inibitore del P2Y12. Per lo più l'acido acetilsalicilico si lascia a vita, mentre si interrompe, e questa è la tendenza nella pratica clinica, l'inibitore del P2Y12 dopo qualche mese dall'infarto, adesso ancora le linee guida, ma probabilmente questa raccomandazione cambierà, raccomandano la doppia terapia antiaggregante per almeno un anno nella fase post-infartuale. Dopodiché, appunto, si deve interrompere uno dei due farmaci perché dopo il primo anno, tranne in alcune categorie selezionate di pazienti ad altissimo rischio in cui questa doppia terapia può essere prolungata, ma generalmente dopo il primo anno sono più gli effetti indesiderati di sanguinamento, i cosiddetti malefici della doppia terapia antiaggregante, che prevalgono sui benefici che sono ad essa associati. Vantaggi del trattamento farmacologico sono indubbi, ormai la letteratura è ricchissima di evidenze che suggeriscono che un'adeguata terapia di prevenzione secondaria e soprattutto i pazienti che sono maggiormente aderenti ai dettami di terapia farmacologica secondaria presentano una sopravvivenza libera da eventi che è nettamente superiore rispetto ai pazienti che non vengono trattati adeguatamente. Pensate, per dare un'idea, che alcuni registri internazionali suggeriscono che i pazienti con infarto hanno una recidiva di ricovero o una mortalità cardiovascolare che è intorno al 30% nei 5 anni successivi all'evento infartuale. Bene, questo che noi chiamiamo il cosiddetto rischio residuo è sostanzialmente abbattuto dalle terapie farmacologiche che ho citato prima e nei pazienti aderenti alle raccomandazioni e soprattutto ormai la concentrazione è rivolta al colesterolo LDL, dove, come dicevo prima, abbiamo diverse strategie farmacologiche che consentono di abbattere questo cosiddetto colesterolo cattivo. Bene, nei pazienti post-infarto che hanno livelli di LDL colesterolo estremamente bassi, al di sotto dei valori soglia che ho citato prima, in maniera persistente nel corso degli anni, il rischio residuo è notevolmente ridotto. E poi ci sono le nuove terapie che non ho citato nella domanda precedente, ma che sono estremamente promettenti, perché ovviamente, nonostante tutto questo armamentario terapeutico di prevenzione secondaria, esiste comunque un rischio residuo e una percentuale, sebbene molto inferiore a quella che ho citato prima, del 30% di pazienti che hanno ancora delle recidive infartuali o delle riospedalizzazioni. Bene, ci sono adesso delle nuove terapie che sono in studio e che appartengono alle categorie già testate in altre sindromi cardiovascolari come lo scompenso cardiaco, penso ad esempio al mondo delle glifosine o nuove altre categorie di farmaci che sono adesso studiate in studi randomizzati, cosiddetti di fase terza, ma che sono assolutamente promettenti e che possono ulteriormente ridurre il rischio di recidive nella prevenzione secondaria dell'infarto miocardico. Il trattamento post-infarto, diciamo, è uguale come linea generale, come cornice è uguale in tutti i pazienti, ma poi il trattamento va assolutamente personalizzato e va personalizzato su alcuni target che sono di certo il target glicemico, il target pressorio, il target di LDL, colesterolo, come dicevo prima, oppure il target anche di terapia antiaggregante. Bene, a seconda del rischio del paziente che si valuta con degli score
già validati, oppure sostanzialmente valutando la storia clinica del paziente, l'età e le comorbidità. E la storia familiare del paziente nel post-infarto, la terapia va ritagliata sul singolo paziente e questo va fatto in termini di quantità di farmaci, di qualità degli stessi, del dosaggio degli stessi farmaci, ma anche in termini di strategie farmacologiche, ancora una volta non farmacologiche. Pensate, ad esempio, ai pazienti con un alto rischio aritmico o con una frazione di iniezione, quindi la quantità di sangue che viene pompato dal cuore nei tessuti sistemici molto bassa. Bene, questi pazienti sono pazienti ad altissimo rischio di eventi fatali e oltre ai farmaci e alle strategie non farmacologiche che ho citato prima, si deve ricorrere ad esempio al posizionamento e all'impianto di un defibrillatore, perché questi pazienti sono ad un alto rischio di morte improvvisa. Oppure pazienti con ad esempio l'obesità. Ebbene, anche in questo campo ci sono dei nuovi farmaci che, oltre alla prevenzione secondaria, riducono anche il rischio correlato al sovrappeso, il rischio cardiovascolare, appunto, che è notevolmente aumentato in questi pazienti, o i pazienti con disfunzione renale, dove il dosaggio dei farmaci va monitorato e va attenzionato nel tempo, oppure pazienti estremamente anziani, dove anche l'impiego dell'aspirina va personalizzato e monitorato nel corso del tempo. Quindi, diciamo, per rispondere alla sua domanda, la terapia in generale è più o meno uguale per tutti, ma poi sul singolo paziente si va personalizzando la strategia farmacologica migliore e ottimale per lui.